Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre con la cam e il microfono accesi. Allora, stanotte voglio continuare con la tavola dei miei comandamenti. Vi ricordo che il primo comandamento è le persone non cambiano. Il secondo comandamento è meglio essere quadrati che tondi. E il terzo comandamento, quello che vi esporrò questa notte, è non dimenticare. Allora, diciamo che questo comandamento per me è una specie, lo applico anche forse un po' troppo, sono sincero, perché io sono uno che non dimentico niente, cioè, o meglio, dimentico date, dimentico compleanni, dimentico un sacco di cose. Però obiettivamente queste sono anche cose, per carità, c'è chi ci tiene. Però sono anche cose, sono numeri. Io quello che non dimentico sono le sensazioni, sono i momenti, sono certe parole, certe promesse, certi sguardi, certi sorrisi. E non dimentico soprattutto i posti dove tutte queste cose sono state lasciate. Tipo mi capita spesso di passare per una strada e di avere il cuore, perché sappiamo bene che il cuore ha un suo cervello, ok? Il cuore ha un suo tempo, il cuore se ne frega di quello che stai facendo. Il cuore a un certo punto, quando magari sente qualcosa, quando tra virgolette vede qualcosa, lui parte. Quindi mi capita spesso di essere in certe strade e di sentire proprio battere il cuore. E dopo ricordo perché, ricordo cosa è successo in quella strada, ricordo un tot di cose, insomma. Il fatto di non dimenticare mai certe cose, certe sensazioni, è una cosa molto difficile, sinceramente, perché hanno un peso. Certi ricordi, ok, hanno un peso. Certe emozioni hanno un peso, certi brividi sulla pelle hanno proprio pesano. E quando sei come me che non dimentichi niente, alla fine arrivi giorno dopo giorno a raccogliere sempre nuovi input, a raccogliere sempre nuove cose. E arrivi a un punto che effettivamente incominci a maledire questa cosa. Io dico terzo comandamento, non dimenticare, e lo faccio, però a volte è una maledizione. È proprio una maledizione perché è come il cervello che è sempre allerta, è come il cervello che può scattare da un momento all'altro. Magari senti un profumo, ti giri e il mondo si blocca, ok? E il cuore incomincia a andare sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte. E ammetto che essere da soli a portare questo peso non è il massimo. A volte sarebbe bello ricordare in due, sarebbe bello avere certe emozioni in due o anche più persone e non essere mai l'unico che porta avanti delle cose, che porta avanti dei ricordi, che porta avanti dei tramonti, che porta avanti magari l'emozione di sentire una canzone per radio, di leggere qualcosa, di riappropriarsi di certi momenti. Perché secondo me, per una persona che ricorda comunque troppo, ce ne sono altre che non ricordano, cioè, che preferiscono comunque andare avanti. Perché adesso sono convinto che molti di voi potrebbero dirmi che a volte comunque è giusto dimenticare, è meglio dimenticare. Perché a volte ci sono molte situazioni dolorose, molte cose che se continui a ricordare non potrai mai ripartire, non potrai mai cambiare pagina. Però io penso che cambiare pagina sia completamente un'altra cosa dal voler smettere di pensare, smettere di ricordare delle cose. Perché non cambierai mai completamente pagina. Okay, starei sempre con
Andrai avanti, andrai su un nuovo capitolo, andrai su un'altra pagina, però se non fai i conti con quello che è stato, se non fai i conti con quello che è passato, se non fai i conti comunque con tutto il tuo passato, sulle pagine vecchie avrai sempre una specie di segnalibro che ogni tanto magari ti vai a cercare se non affronti queste cose qua. Molti dicono che certe cose è meglio dimenticarle, è meglio scordarle. È meglio passarci sopra, è meglio. Però certe cose non muoiono. Puoi anche passarci sopra 20 volte, ma non muoiono. Si rialzano e ti raggiungono. Se non le combatti. No, se non le combatti, se non le affronti, che è ben diverso, se non le risolvi. È per questo che io dico, dimenticare non serve a niente. Perché comunque se non le risolvi certe cose, queste tornano, magari. In certe notti, magari quando le difese tue un po' calano, quando sei un po' stanco e pensi, ripensi, ripensi. In quel momento tutte le cose che pensavi di aver messo via, pensavi di aver dimenticato, quelle tornano, tornano sempre. Quindi è meglio farci i conti subito, mettere in chiaro le cose. Esporre gli argomenti che uno ha, eccetera, eccetera, e non cercare mai di nasconderle. Non devi mai cercare di nasconderle certe cose perché, ripeto, ci devi fare i conti. È come devono essere, tra virgolette, anche dei trofei. Devono essere qualcosa che ti, delle cicatrici che comunque sei fiero di avere, sei fiero di portare, sei fiero di aver vissuto. È per questo che dico sinceramente non dimenticare, è il terzo mio comandamento, non è meglio non dimenticare in eccesso, ok? Che proprio dimenticare tutto e subito, perché comunque ripeto, prima o poi le cose tornano, se non le risolvi, le cose tornano. E buonanotte.